Allora, buonasera, come vi avevo annunciato, questa appunto puntata siamo adesso nello spazio dedicato appunto alle voci radicali e siamo in collegamento praticamente con Ginesia Dionizio e Silvio Pattuelli. Ginesia Dionizio, segretario di Radicali Ecologisti, e Silvio Pattuelli, che è membro del collegio di garanzia. Perfetto, scusate, ma la memoria è incredibile. 2 minuti fa me l'hanno detto, già stava quasi in fase, stavo uscendo dalla mia mente. Allora, dunque, di questa associazione, questa nuova associazione nell'ambito del mondo radicale, noi già abbiamo avuto in qualche modo possibilità su Libre TV di parlare, perché abbiamo intervistato Ginesia in concomitanza, diciamo a margine del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, qualche settimana fa più o meno. E però appunto approfondiamo questa cosa anche perché nel frattempo c'è cioè questa attenzione, perché nel frattempo questa associazione insomma si è mossa, ha avuto delle prese di posizione, ha fatto delle cose che si possono anche vedere sul loro sito, che pregherei la regia di mettere sulla nostra chat. Intanto io ringrazio e saluto Ginesia e Silvia di essere qui con noi. Ecco, volevo chiedervi inizialmente, tanto appunto perché diciamo come in diretta è un pochino la presentazione ufficiale di questa associazione su Libre TV, l'istituzione, appunto la costituzione di questa vostra di questa associazione Radicali Ecologisti, ecco, è avvenuta in che modo? C'è stato un momento, diciamo, costituente, un congresso, o deve avvenire? E se deve avvenire, quando avverrà? Parola prima a Ginesia e poi anche a Silvia. Allora Gianni, innanzitutto buonasera a tutti, a coloro che ci seguono in diretta, poi ci seguiranno successivamente. Ringrazio te, ringrazio Donato Volpicella e Liberi TV per questa opportunità, ovviamente ci presentiamo quest'oggi in maniera molto ufficiale al pubblico di Radicali. Dunque, innanzitutto hai toccato con la tua domanda, diciamo, un punto particolarissimo, quello della nostra Costituzione. Noi ci siamo costituiti il 9-3, era un sabato, insomma, quindi di pomeriggio, e in realtà abbiamo fatto una cosa un po' strana, sui generis forse. In realtà faremo una festa del tesseramento ufficiale, così come ti anticipavo anche la scorsa volta, nel momento in cui tu ricordavi, quindi nel momento del comitato di Radicali Italiani, nel corso di quell'intervista io, ti ricordi, feci riferimento ad una festa del tesseramento. Beh, questa festa del tesseramento la faremo, abbiamo stabilito la data, sarà il 1° maggio, ed in quell'occasione noi ci presenteremo a tutti, e la nostra associazione, hai ricordato bene tu, si chiama Radicali Ecologisti, e soprattutto ha un sottotitolo, insomma, che è Democrazia, Europa, Impresa. Questi tre termini in realtà sono un fil rouge, quindi sono tutti collegati tra loro. E dico questo perché è proprio intorno a queste tre parole che ruota anche tutto il nostro progetto. Ed ecco perché abbiamo deciso anche di costituirci in maniera un po' sui generis, diversa dal solito. Però vogliamo aprire a tutti, e quindi democrazia, Europa, perché il concetto di Europa storico, radicale, insomma. Quindi ovviamente noi pensiamo che il concetto di democrazia sia direttamente legato a quello anche di cittadinanza, e quindi ovviamente ha un progetto un po' più ampio anche per quanto riguarda le sorti dell'Italia e dell'Europa stessa. E poi successivamente, beh, certo, sto cercando di semplificare il tutto per dare spazio anche a Silvia di dire la sua. Sì, tanto anche per impresa, anche impresa, ti guarda, annuncio già, impresa è un po' discusso, però è stata una scelta coraggiosa la nostra, quella di parlare anche di impresa, perché in realtà quando parliamo di sviluppo sostenibile parliamo anche di innovazione, parliamo anche di ricerca, e parliamo anche, abbiamo voluto abbinare il termine impresa al concetto ecologista, proprio per dare il senso di qualcosa di più concreto questa volta. Cioè, noi vogliamo in generale fare una politica che sia una politica meno di parole ma più di fatti, e che sia una politica inclusiva e quindi più democratica. La parola a te Silvia. Una parola di presentazione anche a te, perché noi ti abbiamo conosciuto su Libre TV, coinvolta in Rientro Dolce, poi non so neanche in quante altre cose, ed è un felice ritrovarti qui. Sì, sono iperattiva. In effetti io ho aderito al progetto di questa associazione, spero che mi sentiate bene. Sì, sì. Ho aderito
Ok, a questo progetto perché ammiro il fatto che questo movimento sia in grado di interloquire con la galassia radicale, riportando alla luce delle tematiche che sono state trascurate negli ultimi anni. E nello stesso tempo è un movimento che è in grado di interloquire con i movimenti ecologisti, ambientalisti più caratteristici, anche parliamo sempre del Movimento 5 Stelle, ma anche la rete ecologista, eccetera, fornendo a questi movimenti invece quel substrato, quella visione sui diritti che spesso manca, quindi un'attenzione ai diritti delle donne, ai paesi del sud del mondo, agli animali non umani. Io sì, collaboro con l'associazione Rientro Dolce, in effetti radicali ecologisti, ha cercato di lavorare in sinergia sia con Rientro Dolce che con PIC, cioè Parti in Causa, perché ci sono tematiche comuni che vale la pena di affrontare assieme per coprire un raggio d'azione più ampio. E quindi l'impegno è duplice, triplice, perché sono in tutte le tre associazioni. Non sento più Gianni? No, no, sì. Eccomi, eccomi. Sì, allora, no, Gianni? Veniamo un pochino, diciamo, dimmi sì. Ginesia. Volevo solo presentare velocemente, non so se c'è tempo, il nome del direttivo, insomma, quindi dei compagni. Certo. Che compongono, certo, il direttivo, e quindi abbiamo Simone Lelli che è il tesoriere, poi abbiamo Fabrizio Cianci, Paola Cossu, li leggo tutti in ordine alfabetico, in modo da non fare torto a nessuno, Maria Giovanna Demetrag, Gabriele Giannotti, Andrea Nurcis, e poi abbiamo Luca Patavino e Francesco Tanzarella, e poi abbiamo il Collegio di Garanzia, abbiamo istituito da statuto il Collegio di Garanzia, c'è Michele Palermo che è il presidente, e poi Maurizio Reina e poi Silvia che è qui con noi. Beh, su Michele, so che Michele Palermo al momento è un po' scettico sulle posizioni assunte dai radicali in generale, quindi Silvia prima parlava del Movimento 5 Stelle, effettivamente questo movimento, tu Gianni saprai benissimo, in un certo senso ha anche coinvolto molti dei nostri, e Michele Palermo al momento è uno di questi, quindi non lo so, noi speriamo sempre di riuscire a convincerlo. Ho dedicato qualche minuto a loro, sì, sull'editoriale di apertura, sì, parlando un pochino anche un po' delle vicende, un po' dello stato dell'arte, un pochino della vicenda italica, mm-hmm, governo e così via, e ho dedicato anche a loro qualche parolina. No, io volevo passare un pochino al merito, un pochino delle vostre prese di posizione, o in qualche, sì, modo che sono maturate nel tempo e che posso anche vedere dal vostro, sì, sito. Allora, intanto questa, diciamo, nascita, mi sento un pochino di dire che si inserisce in un momento in cui in ambito radicale c'è un pochino di come si può dire, spesso anche di polemiche interne, che poi scaturiscono. Io l'ho definito vuoto al momento, cioè è una situazione di vuoto, e spero di non far torto a nessuno, nel senso che in termini di proposta politica concreta al momento noi vediamo un vuoto. Ci sono tante iniziative che ovviamente sono iniziative lodevoli, e quindi parliamo della lista GL e via dicendo, però noi siamo convinti che sia necessario anche fare un tipo di politica più adatta anche alle esigenze del paese, senza nulla togliere che, ripeto, le battaglie di scopo si fanno, ed è ovvio, ma vanno in concomitanza rispetto ad altre cose. Molti nostri compagni hanno assunto anche posizioni molto nette sul discorso, e faccio riferimento sempre di iscritti e di membri del direttivo della nostra associazione, anche per quanto riguarda, dicevo, posizioni molto nette sui referendum, ad esempio, che sono uno strumento validissimo, ma che da solo ovviamente non può poi produrre una linea politica di un gruppo, di un partito, così come anche mi sento di poter esprimere a nome anche di altri compagni la nostra posizione su, anche se non di tutti, perché poi per ognuno è diverso, ma per quanto riguarda lo sciopero della fame, anche questo è un argomento molto delicato che, se visto in termini politici, a volte può creare addirittura un pregiudizio agli occhi dell'opinione pubblica, e sono strumenti che vanno, secondo me, personalmente, dosati con cautela, e certo non possono essere sostitutivi però di contenuti politici, di una linea politica più efficace.
Quindi non voglio togliere tempo a Silvia, però voglio aprire, diciamo, in questo senso una strada anche per argomentare il tutto. Noi abbiamo diviso il nostro lavoro, ovviamente dell'associazione, un lavoro di workshop, gruppi di lavoro, quindi abbiamo energia, agricoltura, alimentazione e via dicendo, e su questo Silvia Patuelli potrà sicuramente essere, diciamo, spiegare meglio le cose rispetto a quanto potrei fare io. Poi c'è il gruppo politico e quindi un gruppo di osservazione di quanto avviene, e qui torno a quello che facevi riferimento tu, quindi ad un comunicato, ad una lettera aperta che noi abbiamo inviato il giorno 26, poi pubblicata il 27 a Notizie Radicali. Abbiamo scelto di inviarlo solo appunto al direttore Walter Becelio, perché quello è il luogo, ci è sembrato il luogo più adatto per interloquire con la dirigenza radicale. E all'interno di questa lettera aperta noi appunto facciamo ancora riferimento alla situazione delle amministrative a Roma e al fatto che, qui torno al discorso del vuoto di proposta, al fatto che non ci sia al momento ancora una proposta politica per il Comune di Roma da parte appunto della dirigenza, quindi del Partito Radicale. Sì, ma infatti con là parleremo fra un attimo. Sì. Volevo farvi una domanda proprio su questo. Fra un attimo, nel frattempo, visto appunto che tu mi hai preso, diciamo, la parola, allora a questo punto sentiamo anche Silvia su questa cosa dei gruppi di lavoro. Sì. Un pochino di che si tratta e come sono organizzati. Sì, ci è sembrata che questa metodologia fosse la più adatta a entrare immediatamente sul territorio. Ad oggi i gruppi attivati sono 3, però siamo aperti a tutti i volenterosi che volessero unirsi a noi. Il primo è agricoltura e alimentazione, nel senso che stiamo passando da un'epoca di abbondanza alimentare a basso prezzo ad una di scarsità, quindi una serie di eventi che sono il cambiamento climatico, il picco del petrolio, l'esaurimento delle risorse idriche, l'esaurimento delle terre fertili e la perdita della biodiversità rendono il cibo un elemento, un argomento attuale che sarà sempre più attuale nel corso del tempo, e quindi per noi occuparci di cibo significa occuparci di tutto un sistema di relazioni complesse, quindi il contadino che pianta un qualcosa non lo fa senza avere una ripercussione su tutto il resto del mondo, perché potrebbe utilizzare pesticidi, potrebbe non utilizzarli, potrebbe utilizzare organismi geneticamente modificati o meno, potrebbe utilizzare, insomma, potrebbe aderire al cosiddetta agricoltura industriale o no. Ecco, noi ci sentiamo di fare proposte in questo senso. Parallelamente, e questo insieme appunto all'associazione PIC, ci occupiamo degli allevamenti intensivi. La nostra intenzione è quella di porre in essere tutte le azioni possibili affinché si arrivi in tempi rapidi all'abolizione di questi allevamenti intensivi, e nel contempo faremo un'azione di sensibilizzazione sull'opportunità di adottare un regime alimentare vegetariano, in ogni caso a basso contenuto di derivati animali. Poi c'è il gruppo Energia e Risorse, in questo caso i moderatori sono Luca Pardi, che già conoscete come Rientro Dolci, ma anche come presidente dell'Associazione del Picco del Petrolio Italia, e la proposta che ha già fatto di discussione è l'analisi ad esempio del decreto ministeriale che è stato approvato pochi giorni fa e che dà forma alla definitiva al documento di strategia energetica nazionale, un documento che è stato firmato in sordina, insomma, che autorizza nuove trivellazioni in mare e in terra, insomma un ulteriore regalo ai petrolieri di quantità di greggio irrisorie, in ogni caso il nostro fabbisogno nazionale. Tornando velocemente, perché so che abbiamo poco tempo, un altro. Sì, infatti poi devo fare anche una domanda, io volevo fare. Un ulteriore argomento è cultura e urbanistica. Qui sarà Fabrizio Cianci, che è architetto.
Cianci, architetto urbanista, e un tema che abbiamo preso in considerazione, ad esempio, è la valorizzazione sostenibile degli spazi agrari, e quindi un dibattito che vorremmo attivare sul demanio pubblico, sul ritorno alla terra, sull'acquisto della terra a prezzi accessibili, su un fisco più leggero per gli operatori che ad esempio investono in cultura e così via. Queste sono le aree già attivate. Ho capito. Io leggo sul vostro sito appunto che ci sono delle, in qualche modo degli accenni appunto alle elezioni comunali di Roma, sì. E in qualche modo sta messo sotto, ma io faccio magari un link che forse è arbitrario, a un articolo appunto che comincia appunto con Berlusconi ineleggibile. Peraltro io so che voi avete partecipato, perché da proprio il giorno del comitato alla manifestazione parallela, quella anti-berlusconiana, se non, mi pare a Piazza San Silvestro, se non sbaglio, a Santi Apostoli. Santissimi Apostoli. Allora, e quindi una presa di posizione quindi per la partecipazione in senso elettorale per le elezioni comunali a Roma, appunto, che saranno prossime. Peraltro, se non sbaglio, il prossimo weekend ci saranno le primarie appunto per le comunali del centrosinistra. Ecco, su questo effettivamente i radicali non si sono pronunciati, un pochino vige la consuetudine che i radicali in quanto tali non partecipano a elezioni con le dovute eccezioni e così via. Ecco, voi invece cosa pensate? No, beh, all'interno del nostro, tra l'altro, no, tra l'altro abbiamo noi una condizione ancora in sospeso, in un certo senso. Abbiamo chiesto il riconoscimento da parte dei radicali italiani, ma siamo ancora in attesa di riconoscimento. E vabbè, senza entrare nel merito, insomma, c'è stato un problema di comunicazione tra noi e Mario Staderini, insomma, ma nulla, solo legato alla comunicazione via web, nel senso di apertura o meno di mail, quindi insomma sono incidenti di percorso. Però di fatto ci siamo costituiti con questo nome e quindi esistiamo, e quindi siamo in realtà dei radicali ancora in attesa di riconoscimento. Non abbiamo nel nostro statuto al momento una clausola che ci impedisca in un certo senso anche di candidarci, di presentarci, e quindi insomma questo rende ovviamente anche tutti i discorsi fattibili, possibili. E se fai riferimento appunto alla manifestazione a cui abbiamo partecipato un paio di settimane fa, sì, effettivamente l'abbiamo anche dichiarato la scorsa volta, noi abbiamo crediamo fermamente che su molte questioni sia necessario prendere delle posizioni. Noi ci consideriamo radicali di sinistra, è ovvio, quindi insomma in un certo senso abbiamo manifestato anche quel giorno il nostro disappunto su alcune su modus operandi che magari al momento insomma non è un modo, secondo noi non operabile, non positivo, non ci piace, lo diciamo con tutta la tranquillità nel rispetto delle idee di ognuno, però insomma noi siamo questo. Quindi è giusto anche presentarci per ciò che siamo. Silvia, a te. Non sono in grado su questo. Lascia la parte politica ginese, io sono ho capito. Tecnica. Ma allora, beh, una diciamo, cosa se mi consentite, visto che... Volevo rincarare la dose, insomma, volevo. Sì, volevo un attimino, senza uscire dal discorso politico. Vai. Beh, no, il punto è questo. Noi abbiamo cercato di aprire una discussione, come ti spiegavo anche prima, attraverso la lettera aperta, ovviamente, alla dirigenza radicale del Mo Bonino e Marco Pannella. E il punto è che però non abbiamo avuto alcun tipo di risposta. Insomma, immagino che siano anche molto presi da tante altre cose. Noi siamo appena costituiti. Però il nostro ruolo al momento, noi abbiamo questo, a creare discussione. Noi vogliamo essere quelli che in un certo senso sono un po' il pungolo, no? E creano discussione su questo argomento. E poi pensiamo anche di, ovviamente, visto che abbiamo proposto questa cosa, dovremmo assumerci anche le conseguenze di ciò che proponiamo, quindi saremo i primi, anche se c'è qualcuno ancora che è un po' scettico su questo punto, però saremo i primi anche a proporre una lista a questo punto. Lo dico in anteprima, lo dico qui, però insomma... Ci proviamo almeno, cioè non abbiamo alcun tipo di velleità, insomma, di chissà di che tipo, però effettivamente vogliamo almeno provarci, vogliamo essere coloro che riportano di nuovo un certo dibattito, perché siamo convinti di una cosa,
Vedi, le iniziative che noi vogliamo fare sono tantissime, già abbiamo aperto un tavolo di discussione sugli OGM, già stiamo cercando, ecco, ci spostiamo da città in città anche per capire, per parlare con dei referenti, non ti faccio i nomi, però ovviamente sono referenti che hanno da sempre fatto politica, ex deputati, insomma persone che hanno operato anche nel settore, quindi sono esperti di alimentazione e di OGM. Su questo punto quindi noi pensiamo che però le questioni concrete si possano fare anche nel momento in cui hai rappresentanza politica. Siamo convinti che la politica sia un qualcosa che ha a che fare con le persone, con la gente, quindi sia a 360 gradi, e quindi è necessario anche essere presenti nei luoghi della politica, quindi proporsi e quindi candidarsi ed essere eletti, o almeno insomma cercare di reclutare i voti. Non c'è vergogna in questo, credo. Quindi no, non comprendo come mai invece spesso in Casa Radicale ci sia un po' questo timore, questa paura di presentarsi, poi facciamo quei risultati che sono lo 0,3 che ci vengono contestati, ecco, senza nulla togliere, ripeto, ognuno fa le proprie scelte, però io sostengo queste idee a testa alta, ma solo perché sono convinta dell'idea stessa, non per altro, poi ovviamente insomma ci rendiamo conto che esistiamo da poco, però rispetto per le idee di tutti. Senti, no, quello che volevo chiederti, rincarando un po' la dose su questo, era se sì, appunto come radicali, che in qualche modo di sinistra, che come vi definisti, sei appunto... Noi siamo radicali ecologisti, però ovviamente ecologisti. Però quello che volevo dei contenuti era di sinistra. Se su questa sì, vicenda delle comunali vi attestavate verso una posizione di sostegno a qualche candidato del centro-sinistra, appunto ci sono le primarie, quindi insomma... Noi cerchiamo di parlare con tutti, i nostri interlocutori sono tutti, più che altro sai che cosa c'è, te lo dico proprio con molta sincerità, noi abbiamo in mente, non ci siamo mai separati, io personalmente soprattutto, dal progetto Rosa nel Pugno che vedeva insieme laici, socialisti, liberali e radicali. Ecco, ovviamente un incontro sulle tematiche, sui punti ideologici, sui progetti, secondo me è necessario, quindi non chiudiamo la porta ovviamente a chi rientra, diciamo così, in quel progetto, era simpatizzante di quel progetto, e a maggior ragione a chi vorrà aderire alle nostre idee, per noi c'è ampio spazio, parliamone, cioè al momento non abbiamo una struttura rigida in questo senso. Sappiamo solo che abbiamo dei contenuti che in quel senso ideologicamente appartengono, ripeto, ad uno schieramento, quindi questo per onestà intellettuale bisogna dirlo, è ovvio. Quindi, però chi vorrà aderire alle nostre idee accetta i patti, come si suol dire, insomma. No, certamente. E quindi allora stiamo verso la chiusura, e a Silvia darei, diciamo, l'onere, l'onore di ricordare le date appunto di questa festa del tesseramento e i riferimenti dove potervi contattare, dove potervi trovare, leggere su internet. Peraltro abbiamo già messo il sito sulla nostra chat, che in questo momento sta appunto a fianco al video, appunto sul canale, sul sito di Liberi TV. A te Silvia. Allora, innanzitutto il 1° maggio, festa del tesseramento, la stiamo preparando con cura, però saremo presenti quasi ogni settimana a fianco di altre iniziative, supportando altre iniziative. Saremo il 13 aprile a Pontassieve in una marcia contro la costruzione di un inceneritore. Saremo il 4 maggio a Milano per la mobilità urbana sostenibile. Stiamo preparando una serie di conferenze, la prima probabilmente sarà sul latte materno, il diritto delle donne a nutrire i propri figli con un latte materno non contaminato dai contaminanti ambientali persistenti, ad esempio le diossine e altre particelle, nanoparticelle, e quindi sarà una lunga giornata dedicata a questo, dedicata alle mense scolastiche in cui gli alimenti vengono preparati con prodotti biologici a chilometro zero. Abbiamo, come ha detto Ginesia, creato questo osservatorio permanente sugli OGM per sollecitare il principio di precauzione, ma per cercare anche un'apertura, un dibattito scientifico con altre posizioni che sono nella galassia radicale. E in ogni caso aperto allora sugli OGM, al volo una domanda mi viene in mente. Allora, la vostra posizione sarebbe quella, diciamo, di
precauzione e quindi per il momento una negazione ai, diciamo, alle concessioni per quanto riguarda le coltivazioni, oppure a un sistema di doppio binario, nel senso sia l'una che l'altra, purché entrambe possano essere vivere insomma in pace l'agricoltore con OGM e l'altro, e qui parla accennando, diciamo, alludendo alla questione delle contaminazioni e così via. Ecco, qual è la vostra posizione? Come la dire? In questo senso ti possiamo rispondere entrambe. Non so se permetti, Silvia, poi così lascio la parola. Sì, spero lo stesso tipo di domanda. Abbiamo... Comunque, ok. No, è vero, sempre lo stesso tipo di domanda. Però chiedo la parola solo per dire. Volevo dire la stessa risposta. Cioè. Abbiamo proposto appunto il tavolo di questo osservatorio, in un certo senso, sulla questione degli OGM, proprio perché ci sono due filosofie di pensiero, e quindi è ovvio che noi vogliamo portare avanti un dibattito, una discussione sull'argomento, però poi è ovvio che all'interno c'è già chi ha delle posizioni ben precise, e quindi insomma io da profana al momento invece voglio saperne di più. Poi c'è chi, come Silvia Pattuelli, che è già più addentro la questione, avrà sicuramente una sua posizione, quindi lascio la parola a lei. Sì, io ritengo che non siano compatibili purtroppo le due posizioni, una esclude l'altra. In ogni caso ci sono oggi tutti gli strumenti tecnologici e quindi scientifici, strumenti di conoscenze, di osservazione eccetera, che ci permettono di dire che anche senza gli OGM, anzi senza gli OGM è meglio, e quindi questo. Però il dibattito va tenuto aperto, perché è necessario un'analisi che si basi su dati e non su prese di posizione che vanno al di là di mettere al primo posto la salute umana degli animali e la salute ambientale. Ho capito. E allora a questo punto io in chiusura ricordo appunto Radicali Ecologisti e leggo anche sottotitolo Democrazia Europa Impresa, ricordo appunto che ci sarà questa festa, ma questa festa già sapete, per il tesseramento già sapete fisicamente dove si svolgerà in qualche modo, oppure c'è un link che richiama? Beh, noi ci riserviamo sempre di dare comunicazione ufficiale sul nostro sito, è ovvio, e sia su Facebook, lo ricordiamo al momento, è www.radicaliecologisti.it, e poi siamo al momento, ripeto, anche su Facebook, su Twitter e su queste pagine, però è ovvio, noi abbiamo una sede legale, questa è un po' una differenza rispetto, insomma, non siamo a Torre Argentina, ovviamente, quindi abbiamo una sede legale che è via delle Quattro Fontane, quindi insomma presso la Domus Talenti, insomma, cercheremo di organizzare al meglio questo incontro, e sarete tutti informati e invitati, come dicevo anche nell'altra intervista, perché abbiamo piacere di avervi tutti con noi. Perfetto. Allora io ringrazio Ginese Dionizio e Silvia Pattuelli, grazie. E a risentirci presto, a rivederci presto su Libri TV e magari qualche intervista anche prima di una prossima diretta. Grazie ancora. Perfetto, un bacio, grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Ciao, linea alla regia. Ciao.